E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo settimo episodio della serie di The Last of Us parte 2. Nello scorso episodio abbiamo scoperto finalmente per quale motivo il VLF ha ucciso Joel, ovvero il fatto che il VLF è a tutti gli effetti un'evoluzione delle luci. Le luci non esistono più, come ci ha detto Nora, è appunto la vendetta di quello che ha fatto Joel, in realtà per proteggere Ellie, ma che per le luci è stato sicuramente un colpo basso, è stata veramente dura. Ora siamo qui in un flashback con Ellie 2 anni prima di quello che stiamo giocando e questo luogo mi sembra molto familiare. Andiamo. Deve esserci qualcosa. Questo cos'è? Questi sono degli esami di qualcuno che è stato infettato. Lo sviluppo ha creato una mutazione. Vediamo se i risultati del test corroborano la nostra teoria. È roba grossa. Che non so se siano test sulla cura oppure test per capire... No, il fungo si stava riducendo. Quindi sì, penso siano test su una cura che a quanto pare in qualche modo stava funzionando. Sì, questa qua infatti era la base delle luci che mi ricordavo. Questa era la base delle luci da cui appunto... dovrebbe essere scappata Ellie. Dicevo, nello scorso episodio Joel ci ha chiaramente detto che secondo lui una cura non può esistere. Un po' probabilmente per smettere di far chiacchierare Ellie riguardo a quello che era successo, un po' probabilmente perché ci crede veramente. E questa era proprio la stanza da cui Joel ha salvato Ellie, che era andata su questo lettino e stava per subire l'intervento che appunto avrebbe dovuto portare forse ad una cura, chissà. Insomma, avrebbe dovuto iniziare gli esperimenti riguardanti una cura, però come abbiamo visto da quei file, da quei documenti, a quanto pare qualcosa già avevano fatto. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, non so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza. Ma hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Per miracolo qualcun altro immune al contagio sarebbe inutile. Qualcun altro immune al contagio sarebbe inutile. L'unico in grado... Ellie! Oh, vieni qui. Che ti è saltato in mente? Scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami. Che è successo qui? Se mi menti ancora una volta, me ne vado. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Dimmela e basta. Joel. Per creare un vaccino. Ti avrebbero uccisa. li ho fermati. Oh mio Dio! Cazzo! Non mi toccare! Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. La verità è venuta a galla e era inevitabile, perché prima o poi Ellie l'avrebbe scoperto, infatti appunto l'ha scoperto. Tutto secondo me ci porta ad un momento in cui, che poi sarà il momento in cui appunto morirà Joel, in cui Ellie non avrà per niente un buon rapporto con Joel. Già abbiamo visto da quel poco che abbiamo sentito riguardo a quel periodo che Joel e Ellie non si parlavano molto. Diciamo che erano agli inizi per riappacificarsi, però insomma non c'era ancora un buon rapporto come quello che c'era una volta. E quindi secondo me sarà proprio questa la chiave che renderà, cioè che ha reso così pesante la morte di Joel, il fatto che è morto e che erano in un periodo brutto e che Ellie non potrà mai più rimediare. Quindi ora vediamo, perché questa situazione va risolta in qualche modo. Una brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo in grado. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Ciao. Ehi, bella. Deve chiuderci la porta. Ok. Andiamo. Questo appunto è quello che vi dicevo, per quanto le intenzioni di Dina fossero buone, portare una donna incinta in una situazione del genere non è certo una scelta ottimale. Ora dobbiamo andare in questo benedettissimo acquario, dove teoricamente aspetteremo Tommy, e magari oggi riusciremo a incontrarlo? Lo dico in ogni episodio, ma speriamo che oggi sia veramente così. Cosa hai detto, Dina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io... non le ho detto che lo sapevi, se questo che... Tranquilla. Anche questo è un argomento che andrà affrontato, perché comunque mi pare di capire che è Jesse il padre. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Anche se secondo me c'è qualcosa di più, eh. Non è semplicemente il rancore nei confronti di Joel per il discorso di Ellie, della fuga e tutto quanto. Secondo me c'è un qualcosa di più, forse è un qualcosa anche di personale addirittura tra Abby e Joel. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Potrebbe magari essere il discorso di cui vi parlavo l'altra volta, ovvero che Abby potrebbe essere addirittura la sorella di Tess. Tess, mi sono andato a ricercare il nome della tipa. Si chiama Tess. Di qua. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso... che te ne parleranno alla fine. Oggi hanno iniziato a radunare tutte le unità. Chi te l'ha detto? Il grande capo è stato. Se facciamo l'aria. Sì, beh, sicuramente non è un argomento di cui può parlare Ellie. Non penso che sia, insomma, non dico la più adatta, però non c'entra niente, quindi. Allora, qui vediamo se il mio fedele arco può fare qualcosa. Fermi? Mamma mia, oh, quanto si muove questo. L'ho preso, sono scarsissimo. Jesse, che vogliamo fare? No, finiti i colpi, porca miseria. Come, scusa? Bravissimo Jesse. Ok, a posto. Ti calmi? Questi lupi non grilletto farlo. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando. Serafini, mi pare. Serafini. Io ho sempre sentito iene. Le hai mai visti? No. Meglio per te. Sì, comunque è un ambiente decisamente più ostile, ricollegandomi al discorso che faceva Ellie prima. È un ambiente decisamente diverso da quello di Jackson. Comunque avete visto che, pur non sapendo di chi si trattasse, in un mondo come questo, quindi in cui se t'arrangi bene altrimenti crepi, Ellie, sì, Ellie e Joel. Joel e Tommy hanno aiutato Abby comunque, pur non sapendo appunto chi fosse, che intenzione avesse, e poi hanno scoperto che insomma non è stata un'ottima idea. Però invece appunto qua, cioè, ti spara una vista d'occhio, non gli interessa nemmeno chi sei, che intenzioni hai. Se sei nel loro territorio sei morto. Che stavi dicendo prima riguardo Dina? Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo... altri problemi. Prima o poi sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Certo, io capisco l'impazienza di Jesse qua, perché effettivamente sapere che, insomma, potrebbe avere un filo un momento all'altro sicuramente non è una notizia da poco. Però giustamente Ellie non è la persona giusta con cui parlarne, quindi non mi va a scavalcare. Anche perché Dina non ci ha detto niente, se il bambino lo vuole tenere, se il bambino è effettivamente di Jesse, perché noi supponiamo sia di Jesse, ma magari, che ne so, andava con Eugene e non lo sappiamo, per dire. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. In realtà, io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joel, e non sopporto sia finita così. Sarei venuto. Anche Joel aveva un dito. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Cazzo, lo attraversiamo. C'è quella strada. È parecchio lontana. Oppure c'è quella. C'è. Molto meglio. Forza, di qua. Fantastico, andiamo in barca. Non dobbiamo comunque dimenticare che, da quello che abbiamo capito, Abby sta avendo dei problemi con il VLF, comunque delle controversie, dato che l'acquario dove stiamo andando... Sì, certo che rubiamo la barca, che domande fai? Anche questo è vero. Dicevo, da quello che abbiamo capito, l'acquario non è una base del VLF e infatti Abby c'è andata da sola. Ma poi, tra l'altro, dai dialoghi che avevamo ascoltato l'altra volta insieme a Nora, cioè quelli nella zona in cui c'era Nora, Abby sembrerebbe che comunque il VLF anche stia cercando Abby. Serve una mano? Tutto ok. Minore 12. Ripeto, cecchino avvistato al porto. Deve essere un insulto. Unità vicine al rapporto. Merda. Voi 4, passatevi a terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di ordine. Ma che cazzo? Dobbiamo stare qui mentre il cattivo fa fuori gli altri. Gli ordini sono chiari. Una squadra basta e avanza contro un cecchino. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremmo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela. Effettivamente qui secondo me sono due le alternative, Dicevo, secondo me... ma non c'ho cosa. niente. Stavo dicendo, secondo me a questo punto sono due le alternative. O Tommy è effettivamente arrivato fin qui, quindi a questo punto un aiuto in più non penso che faccia tanto la differenza. Sicuramente gli fa comodo, però sarà comunque in grado di continuare anche da solo. Oppure potrebbe essere che quello che hanno avvistato non è Tommy, che magari è qualcuno delle Iene, quindi boh, alla fine Jesse si sta solamente cacciando nei guai. Oppure in realtà ci potrebbe anche essere una terza opzione, ovvero che Tommy non sia arrivato fin qui, nel senso che noi stiamo supponendo che Tommy sia qui, cioè sia più avanti di noi, e che tutte le tracce che troviamo siano effettivamente di Tommy, ma magari lui è uscito da Jackson, è arrivato lì dove c'era il cavallo e è morto, per quanto ne possiamo sapere. Quindi in realtà io non vorrei che così facendo Jesse sia andato a cacciarsi in qualche guaio. Sicuramente la mossa di dividersi non è stata molto furba, perché cioè, per quanto possa essere stupida una delle due opzioni, penso che affrontarla insieme sia comunque meglio del dividersi. Non l'ho preso, cioè io non ci sto credendo. Non ci sto credendo, ma quanto sono scarso. Giù, 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 giù. La barca sta là. No, 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 no. Crepa. Crepa. Che cosa sta succedendo? Perché non lo uccide, ma? Vabbè, a sto punto via sulla barca e tentiamo la fuga. È l'unica. Ora, teoricamente con la barca dovremmo arrivare abbastanza velocemente all'acquario, se non incontriamo appunto il mondo, e poi lì arriverà la verità. Ma hanno visto? Ah no, che si stanno menando tra di loro. Allora io me ne vado, ma che minchia mi frega, proprio fuggo fortissimo che... Ah no, e devo passare avanti. Mannaggia la morte. Non c'è un'altra barca! Che devo fare qua? Gli sparo per forza. Porca molotov. Dai. C'è un altro. Eccolo. Oh, ti piace. Ah, ce ne avevo due. Ops, vabbè. Queste erano Iene. Infatti c'è ancora sta tipa che non sa chi sia. Immagino o il capo delle Iene, o comunque una sorta di guida spirituale, boh, perché sono comunque una sorta di setta, quindi immagino che abbiano qualcuno che li guidi a livello di credo. Carino. Certo. Sarebbe troppo facile. Cazzo, cazzo, cazzo. Maledetti blu. Aspettavo di incontrarvi al casino. Signor Bloater, vuole morire tra le fiamme dell'inferno, gentilmente? O della mia molotov, veda un po' lei. Ah! Fuggi! Guarda quanto male mi fa! E io con che gli sparo? È lì? C'è un altro? Ah no, c'è un runner. Crepa, mamma mia, canimaccio brutto. Capirai, qui siamo proprio in mare aperto. Ecco. Non si accende lo stronzo. A posto, la barca l'abbiamo salutata. Ora, come vado a teletrasportarmi qua? Non si sa. Posso schivare le onde secondo voi o no? Tipo andando giù quando arrivano. Giù 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 giù. Sì, ok. E ora qua dobbiamo vedere cosa aspettarci. Se incontriamo Abby o se incontriamo prima Tommy. E spero anche Jesse. Figo sta acquario, mamma mia. I pesci l'abbiamo salutati da tempo in memoria, ormai. Però acquario è una figata. No. Questi cani di merda sono ovunque. Mannaggia che riesco a raggiungere il gioco. Li odio per due motivi. Il primo è perché sono veramente imbattibili. Cioè o gli spari e attiri il rumore su di te e su tutti quanti. Che schifo, ma questa che operazione sta... Ma questi sono pezzi di fungo. No, che roba è? Sono stracci sporchi. Dicevo, o i cani gli spari e attiri l'attenzione su di te, oppure ti fai cioccare e attiri comunque l'attenzione su di te, quindi sono veramente fastidiosi. Cioè sono contro lo stealth. E poi non mi dà fastidio ucciderli, poveri cagnolini. Qui c'è qualcuno che chiacchiera. Owen Moore, una luce. Quindi ok, già sappiamo qualcosa di più. Owen faceva parte delle luci e quindi di conseguenza probabilmente anche di Abby. Quante volte hai rischiato la vita per te? È una sua scelta, io non ci vado, cazzo! Allora resta! Torna indietro! Fanculo, Owen. Mani in alto. Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dov'è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare ti uccide. Voi ne uscirete vivi, mi interessa lei. Cazzate. Tu. Vieni qui. Muovi il culo, cazzo! Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo! Possiamo parlare. Non ti avvicinare! Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! Owen! Dimmi dov'è. Dove cazzo è? Fa tutto bene. Forza, andiamo. Andiamo. Va tutto bene. E già, io questa cosa del fatto che Mel fosse incinta me la ricordavo. Infatti era la prima cosa a cui ho pensato quando l'ha ammazzata. Non è successo niente perché l'ha ucciso tutti e due e non sappiamo ancora dove è Abby. Però a quanto pare loro hanno detto che Abby potrebbe già essere morta. Il che mi fa pensare che potrebbe essere per esempio in territorio delle Iene, o comunque essere stata catturata dalle Iene. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio, perché per questo direi che è tutto. E quindi se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.